Mezzo punto alto è un punto molto usato per varie lavorazioni. Si parte sempre procedendo su una base di catenelle. Allora, sulla prima maglia disponibile facciamo il primo mezzo punto alto. Filo sull'uncinetto, entrare nella maglia, filo sull'uncinetto, estrarlo, filo sull'uncinetto, chiudere tutte e tre le maglie. Ripeto, filo sull'uncinetto, entrare nella maglia disponibile, filo sull'uncinetto, estrarlo, notiamo le tre maglie formate sull'uncinetto e quindi andiamo a chiuderle. Filo sull'uncinetto e si chiudono insieme. Queste sono le mezze maglie alte. Ripeto, filo sull'uncinetto, entrare sulla maglia, estrarre il filo, prendere il filo e chiudere insieme. Questo è il primo giro, ricordiamoci che a ogni inizio giro bisogna salire con una catenella. In questo caso due. Stiamo parlando di mezzo punto alto e per ottenere la stessa altezza di maglia occorrono 2 catenelle per giro. Vi faccio vedere. Filo sull'uncinetto, entro sulla prima maglia disponibile, estraggo, chiudo insieme. Vedete le 2 catenelle iniziali e il mezzo punto alto, stessa altezza. Questo serve per pareggiare ogni inizio. Qua si nota meglio. Eccoci di nuovo a fine giro, dobbiamo ricominciare. 2 catenelle e continuiamo col mezzo punto alto. Ecco qua. Il punto alto. Allora, il punto alto, sempre prima di tutto si lavora su una base di catenelle e si procede in questo modo. Filo sull'uncinetto, si entra nella maglia, si estrae il filo, si prende il filo, si chiudono 2 maglie, filo sull'uncinetto,
si chiudono altre due maglie. Questo è il punto alto. Ripeto, filo sull'uncinetto, entrare nella maglia, estrarre il filo, filo sull'uncinetto, chiudere due maglie, filo sull'uncinetto, chiudere le altre due. Questo è il punto alto. Andiamo avanti così, filo sull'uncinetto, si estrae il filo, chiudiamo due maglie, chiudiamo le altre due. Ancora. Arrivati a fine giro, per lavorare il secondo giro, 3 catenelle. 3 catenelle sostituiscono un punto alto, quindi 1, 2, 3 catenelle. Abbiamo detto che per il mezzo punto alto occorrevano 2 catenelle, per il punto alto 3 catenelle e giriamo il lavoro. Filo sull'uncinetto, abbiamo un'altezza pari e così via. Sempre filo sull'uncinetto, si entra nella maglia, si estrae il filo, filo sull'uncinetto, chiusura di due maglie, filo sull'uncinetto, chiusura delle ultime due.